La lettera di Paolo ai cristiani della Galazia prende occasione, come ben sappiamo, dal loro desiderio, indotto da alcuni predicatori giudaizzanti, di praticare la legge di Mosè. Verso questo atteggiamento Paolo è molto duro in questa lettera, come anche abbiamo ascoltato, riconoscendo in questa volontà di legarsi alla legge un'opera della carne. La carne per Paolo è ciò che nell'uomo si oppone al disegno di Dio, ciò che nell'uomo è contrario al progetto di Dio. Perché la legge è opera della carne? L'abbiamo ascoltato anche nel Vangelo. Perché illude l'uomo che osservando una serie di regole e di divieti possa avvicinarsi a Dio. È un'illusione, dice Gesù ai farisei, pure sinceramente impegnati nell'osservanza della legge. Erano la gente di chiesa di un tempo, quelli che si impegnavano davvero a rispettare anche i precetti più minuziosi della Torah. Eppure questo atteggiamento non salva, perché è sempre l'uomo che tenta di giustificare se stesso, di accreditarsi davanti a Dio attraverso le proprie opere, attraverso una giustizia che nasce da lui. Per questo Gesù è spesso così duro verso i farisei, verso i maestri della legge, come nel racconto di oggi. Non è che facciano cose sbagliate, ma è che osservando questi precetti credono di essere vicini a Dio e non si accorgono che ci sono cose più importanti, come per esempio, dice oggi il Signore Gesù ai farisei, come per esempio la giustizia e l'amore di Dio, la giustizia e l'amore di Dio. Nel brano dei Galati poi abbiamo un altro riferimento alla carne, questa volta non tanto riferito alla legge, ma riferito al peccato, la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Questo chiaramente non appartiene al pio ebreo osservante della legge, quanto piuttosto alla cultura pagana, la carne che asseconda le passioni e i desideri e quindi conduce l'uomo sotto l'apparenza di una grande libertà, lontano da se stesso e lontano da Dio. Potremmo dire che le due accezioni di carne che oggi ci vengono offerte sono complementari. Entrambe non consentono la salvezza, allontanano dalla salvezza. L'una in nome di un'osservanza rigorosa di una serie importante di precetti, l'altro in nome della fedeltà, una libertà che non vuole alcuna regola, apparentemente opposte, di fatto unite nel rendere non possibile l'adesione al Signore Gesù e alla salvezza che viene da Lui. Allora, di fronte a queste derive della religione, che sono rischiose per ciascuno di noi, oggi noi viviamo da una parte la tentazione di vivere un cristianesimo formale, fatto di pratiche religiose, fatto magari di osservanza di alcune cose, ma che trascura, come facevano i farisei e gli scribi, la giustizia e la carità. Ce lo ricorda spesso Papa Francesco: si può essere cristiani formalmente corretti, con tutti i documenti e bollini a posto, però essere lontani dal cuore di Gesù. Poi il Papa parla anche di una preghiera senza Cristo. Si può anche pregare lontani da Gesù, ripetendo delle parole, facendo dei gesti, compiendo delle pratiche, ma non allineando la propria mente e il proprio cuore a quello del Signore. E dall'altra parte viviamo in un mondo in cui la libertà è diventata un ideale che autorizza ogni deviazione, ogni dissolutezza. L'uomo va lasciato libero di fare quello che vuole, perché qui sta la propria dignità, l'uomo che fa quello che vuole, libero da ogni condizionamento,
da ogni legame, da ogni responsabilità. Ecco, di fronte a queste derive che erano vive al tempo di Gesù, al tempo degli Apostoli, ma anche ai nostri tempi, perché l'uomo non cambia, cambiano le forme, ma la carne è sempre quella. Di fronte a queste derive il Signore, la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci propone come ancora di salvezza, come via di salvezza, la persona vivente del Signore Gesù. Chi segue te, Signore, avrà la luce della vita. È la relazione con Cristo che è il cuore della vita cristiana, è la relazione con la persona di Lui che ci salva mediante il dono dello Spirito, che è ciò che di più prezioso e centrale c'è nella nostra fede. Seguendo il Signore, facendoci Suoi discepoli, accogliendo il dono dello Spirito, siamo condotti alla vera libertà e alla vera osservanza della legge, al cuore della legge, alla perfezione della legge e anche alla perfezione della libertà, perché è la verità di Gesù che ci rende perfettamente liberi, cioè capaci di scegliere, di riconoscere e di scegliere ciò che è davvero buono per la vita, che conduce la vita a pienezza, liberi dalle passioni e dai desideri della carne. Ed è l'adesione al Signore Gesù che ci consente di riconoscere e di accogliere ciò che veramente è buono, ciò che veramente è comandamento suo, che va osservato per entrare nella pienezza della vita. Allora la persona vivente del Signore Gesù è il cuore della nostra fede. È Lui che ci libera dalla carne, dal dominio della carne, e ci sottopone al dominio liberante e vivificante dello Spirito. Amare Gesù, conoscerlo, seguirlo, accoglierlo, è il cuore della nostra fede, quello che ci consente di entrare in un rapporto con Dio, non fondato sull'opera delle nostre mani, non deviato da una libertà malintesa, ma invece vissuto nella pienezza dei figli. E l'opera di Maria Valtorta, in fin dei conti, tende a questo, ad aiutare le persone a voler bene a Gesù, a conoscerlo, a vederne anche quei lati che gli scritti essenziali dei Vangeli a volte non ci fanno conoscere, con quella sapienza della tradizione cristiana che sempre ha ispirato non solo gli scrittori, non solo i mistici, ma anche gli artisti a farci amare Gesù, rappresentandolo ovviamente con tratti di cui i Vangeli non parlano: il colore dei suoi vestiti, dei suoi occhi, i paesaggi in cui avvenivano le cose. Eppure noi ci innamoriamo anche perché la nostra sensibilità in qualche maniera viene sollecitata, viene anche soddisfatta nel suo desiderio di vedere, di immaginarsi, di sentirsi dentro le cose. Però la finalità è quella di amare il Signore, la finalità è proprio questa, di condurci all'amore di Dio, di condurci all'amore per il Signore Gesù, a riconoscere nella sua persona vivente, la porta attraverso la quale siamo condotti alla relazione con Dio e riceviamo il dono dello Spirito che ci rende pienamente liberi e pienamente felici. L'opera dei mistici, ma anche l'opera degli artisti, ma anche l'opera dei letterati, in fin dei conti, quando è veramente ispirata, ci conduce qui. Tante persone hanno amato Gesù, l'hanno scoperto non grazie ai Vangeli, ma arrivando ai Vangeli da altre strade, dalla strada della bellezza, dalla strada dell'intuizione, dalla strada della preghiera, dei mistici. Ecco, l'importante è che tutte queste strade portino al Signore Gesù, come i Vangeli ce lo propongono, come la tradizione della Chiesa ce lo fa vivere, come lo Spirito Santo ci guida a riconoscerlo e ad amarlo. Lasciamoci allora liberare e ammaestrare da Cristo, perché è Lui che ci guida alla vera legge, quella che è conforme al cuore di Dio, è Lui che ci guida alla vera libertà, guidata
e ammaestrata dallo Spirito. Ave stella del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, Madre Santa.